Roberto Creta, 2-0 al Ligorna, primo tempo equilibrato, secondo tempo non c'è stata partita. Soddisfatto di questa prestazione? Sì, sì, molto soddisfatto perché abbiamo fatto una gran vittoria, abbiamo dato continuità a questi risultati, abbiamo faticato a trovare la via del gol, più che altro perché loro il primo tempo si sono chiusi veramente bene, abbiamo mosso un po' la squadra, ci siamo messi a 4 in mezzo al campo, poi a 2, poi a 3, finché non siamo riusciti a sbloccarla. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché continuano a mettersi molto a disposizione, come oggi, cambiando moduli, cambiando ruoli, e questo secondo me è un gran punto di partenza dove speriamo di fare ancora bene per il prossimo anno. Ecco, la striscia positiva si allunga, cosa deve fare ancora questa squadra per crescere ulteriormente? Chiudere le partite come è successo oggi, che ci è andata bene di aver fatto il secondo gol, perché sinceramente la traversa poteva riaprire la partita o potevano pareggiare, come è successo a Imperia e come è successo con Novara. Questa squadra deve migliorare sotto quel punto di vista lì, sull'attenzione, su non regalare nulla agli avversari, che è la cosa più importante. Più che altro noi non dobbiamo regalare, devono guadagnarselo gli avversari, ecco questo che dobbiamo migliorare parecchio. Arriva Natale, è ancora aperta la finestra di mercato, cosa si aspetta di trovare sotto l'albero? Ma sinceramente il direttore ha fatto un grande lavoro fino adesso, più di questo non mi aspetto nulla, però lavorando in sinergia con lui so che qualche regalo lo porterà ancora, perché comunque numericamente siamo un po' ristretti. Grazie, complimenti. Buoni auguri, buon Natale, grazie.